Salve, mi viene lo sfizio di raccontarvi una mia recente avventura nel web. Nulla di scandaloso, almeno non nel senso che pensate voi che è legato subito alla parola avventura. Scandaloso sì, però in altro senso. Una avventura, disavventura con Wikipedia. Famosissima enciclopedia online libera. Ricordate questa parola che è molto importante. Sulla parola libertà ci stanno tante interpretazioni diverse. Normalmente quando uno dice libera, liberté fait fatri mie, e quindi è una libertà molto, molto discutibile ed è quella che io mi sono preso e che in qualche maniera ho subito. Per questo ho subito una punizione. Sono stato bloccato all'infinito dalla comunità di Wikipedia perché mi sono permesso di dire quello che pensavo in piena libertà. Che ho fatto? Ho fatto un'operazione con una leggera cazzimma, volevo farmi un po' di propaganda. Questa cosa voi sapete che non è corretta sempre che sia dichiarata, però sono stato invogliato, non posso fare nomi, dall'azione analoga che hanno fatto una serie di miei colleghi scrittori napoletani di gialli, e quindi potete avvicinarvi alle persone perché il campo si è ristretto, famosi e anche diciamo adesso nelle prime categorie, nelle prime posizioni di Amazon, giustamente e meritatamente, che hanno fatto un'operazione analoga, cioè hanno messo il loro curriculum ben infiocchettato, ben architettato su Wikipedia. E in qualche maniera è stato accettato. Devo dire che il secondo ha dovuto un po' penare perché mi sono letto la pagina in discussione e ha dovuto combattere contro questa loro ipoteca, che per loro è quasi un marchio d'infamia iniziale, quella di dubbia enciclopedicità. Allora, a parola mi dà fastidio, prima perché è dubbia, e in realtà loro hanno tutto uno serpillume, una gona, perché bollano e mettono da parte, secondo me a ragione, tutte quelle che sono le iniziative di autopromozione, perché sennò Wikipedia diventerebbe la fiera delle vanità, e su questo siamo d'accordo. Però in qualche maniera danno una serpe in domonacona anche perché su questo hanno sviluppato una fortissima, feroce ideologia. Ideologia suffragata anche dal fatto, vi dico una sola parola, patrolling, che vuol dire pattugliamento sostanzialmente. Però un pattugliamento particolare che è di tipo militare, mi ricordo lo Shore Patrol dei Marines che si faceva a Napoli, io non ero ancora nato, ma me lo raccontava mia mamma. Queste squadre che andavano a chiappa, poi le ho viste anche successivamente, perché gli sbarchi dei Marines a Napoli sono stati anche successivi quando io ero nell'età della ragione, verso la mia adolescenza, un po' oltre. Arrivava la Forrestal, la Portaeri, i marinari arrivavano in coppia di quartiere spagnolo e quindi poi c'era la Shore Patrol, quindi questa squadra di giannizzeri, in senso positivo, che li andava a raccogliere e faceva opere di pattugliamento e, come dire, di imposizione di ordine. Ora, usare all'interno di uno schema di enciclopedia libera come Wikipedia la parola patrolling dice moltissimo sul clima e sul sistema che si regge all'interno del gruppo chiuso di Wikipedia. Grandissimo quanto volete, ma è un gruppo chiuso. 180 dipendenti stipendiati, server molto potenti, pagati con le donazioni di una serie di gruppi che riportano, però comunque è un gruppo privato sostanzialmente, che si basa su una serie infinita di volontari sparsi in tutto il mondo che si fanno il culo a cappello di prete. Questi volontari fanno anche opera di pattugliamento delle schede e degli inserimenti che gli estranei, la cui operazione, la cui il cui contributo è fondamentale per la crescita del sistema, Wiki, diciamo il cui contributo però deve essere controllato. In particolare è controllato la biografia quando viene messa una biografia, perché subito la si prende per un curriculum personale. In linea teorica sono d'accordo. Io ho fatto il mio tentativo. Il mio tentativo è stato subito bollato con dubbia enciclopedicità. Io, in una maldestra manovra iniziale, ho cancellato, sono stato chiamato vandalo. Insomma, alla fine, poi io sono un incazzoso, gliel'ho detto tutto. Ho detto che un sistema di controllo non può essere un sistema di controllo militare, che io diffido da tutti i sistemi di controllo di questo tipo, che ne ho vissuti di tanti, in tante comunità che ho avuto modo di vedere, sia in esperienza diretta sia indiretta nella mia vita ormai lunga. È che le ideologie che si sviluppano all'interno delle comunità e dei gruppi chiusi per autoproteggersi rispetto a quello che è l'invasione esterna sono
forti, totalizzanti e in qualche modo a volte preoccupanti, come per esempio questa di Wikipedia, perché è piuttosto efferata, nel senso che all'interno c'è un carrierismo che si sviluppa nel fare i poliziotti e ci sono ragazzotti appena iscritti all'università o non laureati, che esprimendosi anche con termini piuttosto virulenti, antipatici nel loro profilo di utente, fanno la carriera dei poliziotti. Uno di questi mi ha bannato all'infinito, appunto, perché gli ho risposto per le rime, naturalmente le risposte sono le stesse, ma tu ti credi che entri in un sistema privato e fai quello che vuoi, semplicemente perché io avevo proposto la scheda della vita mia, bocciato, l'ho levato, perché avevo preteso di togliere e di recuperare i miei dati personali. E questo non è possibile, perché quando voi scrivete su Wikipedia, immediatamente all'atto del salvare la pagina che avete compilato, o della porzione di pagina che avete compilato, sottoscrivete un contratto per cui rinunciate ai diritti d'autore, perché quello diventa immediatamente di dominio pubblico e collettivo. Ora questa cosa mi ha abbastanza incazzato, perché in questo loro agire, in questo modo, ho visto una condanna di tipo moralistico. E soprattutto una ritorsione contro il sottoscritto perché mi hanno considerato furbetto, eccetera, eccetera. La cosa mi è stata poi confermata e confortata da tutta un'altra serie di interventi, di dialoghi abbastanza fastidiosi e anche soprattutto molto duri dal punto di vista proprio del comprendersi tra le persone. Mi ha riportato molto indietro al clima del 68, ai gruppettari, a chi teneva la scienza e a chi non, a chi aveva il gusto e il senso del giusto e chi invece era out, l'organizzazione sempre superiore al singolo individuo, tutte queste scemità che circolavano all'epoca, circolano all'interno di questi gruppi. Allora il mio non vuole essere altro che un warning. Quando si parla di cultura libera, non bisogna fare confusione. La cultura libera è cultura che si esprime liberamente sia in senso positivo che in senso negativo. E quindi la libertà fondamentale, come per esempio adesso che sto postando questo video su YouTube, è quella, se il video a un certo punto io non ne sono più convinto, sono ritornato indietro sul mio opinione, che io lo possa togliere. Su YouTube io questo lo posso fare, su Wikipedia no, anzi. C'è la ritorsione, cioè sei stato cattivo e allora le tue pagine rimarranno così per anni perché devi essere punito. E questo mi riporta proprio all'associazionismo di un certo tipo, al gruppettarismo di un certo tipo, alla punizione, magari arrivando anche a quella corporale di tipo fascista, e io ho dichiarato il mio essere convinto che la struttura aggregativa di questi tipi di gruppi è di stampo autoritario e fascista, perché tende a annichilire il singolo individuo che è pur sempre il sale di qualsiasi comunità. Dalla dialettica individuo-comunità nasce la libertà, non dalla soppressione dell'individuo che si annulla come formica all'interno del formicaio intero. E la formica regina è quella che posa fotti gli usufrutti. A me questa storia non mi piace. Quindi questo video ha il senso di comunicare a tutti che Wikipedia è questa realtà. All'interno è tutto il contrario di quello che dice all'esterno. All'interno è un sistema rigido, controllatissimo dalla parola che loro stessi usano, che è il patrolling, cioè il controllo poliziesco militare del territorio loro. Fatevi voi i conti e traetene voi le debite conseguenze.